Salve a tutti, Franz, al vostro Supercarry! Eccoci qua, ragazzi! Sono appena finite le prove libere di Monte Carlo. Le ho seguite, soprattutto la FP2, perché grazie a Dio ho preso Now TV. E non a caso, vi dico, sul secondo canale Supercarry Ste Gamer, a cui vi invito a iscrivervi, chiaramente, potete trovare la recensione completa, ma anche l'unboxing, la recensione e la prova di come funziona Now TV. Semplicemente Now è uno Sky economico che vi permette tramite internet di guardare molti programmi di Sky pagando molto meno sostanzialmente. Io ho fatto il primo mese a 9€, poi a 14,99€ potrò vedere Formula 1, calcio, sport, WRC, c'è un po' di tutto. Quindi andate a vedere quel bel video perché secondo me ne vale proprio la pena e molti di voi magari che non hanno nulla come me possono decidere di mettersi Now TV a casa pagando poco sostanzialmente. Detto questo, ragazzi, vi voglio anche dire il video che ho fatto oggi della guida al Giro di Monte Carlo. Mi state a ringraziare, grazie, perché io corro là. Raga, non è una guida al Giro come quelle di Assetto Corsa Competizione dove vi spiegavo come andare più forte su una pista. È una guida per capire il circuito e quando vedete la gara capire cosa sta accadendo, quali sono i settori dove si può sorpassare, si può tentare una cosa o no. Cioè, non capisco. È una guida al giro solo per capire il circuito realmente. Se no avrei detto tutte le marce in tutte le curve, ve l'avrei detto molto più dettagliato se fosse stata una guida al giro per andare forte con i videogiochi. No, è una guida al giro per vedere la gara realmente e sapere cosa accade in pista. Quindi certe cose non lo so, non si dovrebbero neanche dover ribadire, però partiamo subito con questo video, raga. Quindi iscrivetevi a questo, al secondo canale Supercorris The Gamer, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris Offerte Amazon, dove ogni giorno vi metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi, sondaggi ghiotti con cui potete scegliere insieme a me le live, i video, i giochi da comprare, sondaggi importanti, belli. C'è Fruit Lab e c'è Twitch, iscrivetevi anche là, anche se stiamo crescendo da pazzi sia su Fruit Lab che su Twitch. Allora, cosa hanno detto queste prove libere? Sostanzialmente quello che già sapevamo tutti, ovvero Ferrari c'è, Ferrari su questa pista vola, è una macchina che può esprimere il meglio di sé e sostanzialmente deve cercare di sfruttare l'occasione per riavvicinarsi in classifica a Red Bull e Verstappen. Però partiamo dal basso. Allora, ragazzi, male Ricciardo, non dirò tutti i piloti, non sono le pagelle, vi parlerò un po' a casaccio. Male Ricciardo perché non mi è piaciuto per niente. Cioè, purtroppo Daniel Ricciardo è un pilota eccezionale che non riesce più ad esprimere però il meglio di se stesso. Incidente che non ci voleva perché comunque l'ha estromesso dalle prove libere, seconda sessione, dove poteva provare tante cose e non ci è riuscito. Nel confronto molto bene Norris, perché nonostante un problema fisico che persiste, perché ha dei problemi fisici Norris, grandissima prova libera con un ottimo risultato. Non stiamo a guardare i tempi, raga, perché sono inutili, però ci possiamo basare su alcune cose, ovvero continua a deludere Schumacher, continua a deludere Zhou, le delusioni sono tutte là, continua a deludere chiaramente Latifi e Ricciardo, purtroppo è così, Ocon dietro ma non conta. Quello che mi ha lasciato un po' sorpreso è stato Lewis Hamilton, perché anche guardando quello che diceva Gené, spesso Hamilton sbagliava la frenata, accelerava troppo presto, accelerava troppo tardi, tanti piccoli errori di correzione, che quando vi dico io che Hamilton è in difficoltà con l'auto sostanzialmente, vedete che c'ho ragione. Hamilton non riesce a guidare bene la Mercedes come la guida Russell, ma una Mercedes anche qui lontanissima da Ferrari e Red Bull. Ora voi mi direte, però le prove libere, ragazzi, le prove libere. Cioè è evidente che se tu neanche nelle prove libere ti riesci a issare a livello dei primi team, come ha fatto a Barcellona, come ha fatto a Miami la Mercedes, figuriamoci in gara cosa succederà. Mercedes è palesemente dietro, io già ve l'avevo detto, non torna quest'anno a lottare per il mondiale, non ci pensate. Può fare qualche vittoria? Se le condizioni lo permettono, sì, una vittoria, due le può pure fare, ma saranno isolate e dovute a casi fortuiti, perché Mercedes come messa mo non può vincere nulla, perché ha troppo un potenziale basso. Questa è una pista molto guidata, vedete che Red Bull, che è una macchina che va meglio sulle piste un po' più veloci, nonostante tutto qua sta facendo le sue prestazioni. Ferrari, che è una macchina eccezionale nelle piste lente, sta facendo le sue prestazioni. Mercedes non riesce ad andare forte né sulle piste medio veloci né sulle piste lente, quindi c'è un problema di macchina sostanzialmente.
Magnussen, come sempre, nettamente superiore a Schumacher. Purtroppo questa è la realtà dell'annata, ragazzi. Magnussen sta distruggendo Schumacher. Bottas un po' indietro, ma secondo me Bottas può recuperare. Chiaramente ha avuto dei problemi sulla sua vettura, quindi in gara io lo vedo comunque competitivo per fare una buona prestazione. Vediamo che nella top 10 ci sono tutte e due le Alfa Tauri, che sembra si stiano riprendendo. Bene così, perché l'Alfa Tauri comunque è un team che può dire la sua e sembra possa ottenere buone prestazioni su una pista tortuosa come questa. Gasly si rimette davanti a Tsunoda. Chiaramente, ripeto, non sono tempi obiettivi, però l'ho visto anche girare, non mi è dispiaciuto Gasly, forse si trova bene sulla pista. Fa specie vedere Vettel e Alonso appaiati, ottavo e nono, bello, bello, perché sono due grandi campioni, vedremo domani. Io penso che Alonso nella top 10 ci può stare, Vettel no. Per me Vettel rimane un po' più indietro, anche se comunque è una pista Monte Carlo dove Vettel spesso ha espresso un'ottima guida. Vedremo, vedremo, anche l'anno scorso andò bene, vediamo un po' se Vettel riesce a fare, a mettere una pezza. Però è dura per la macchina che si ritrova. Però ci può anche essere un miracolo domani, in qualifica. È chiaro che la qualifica si giocherà su non fare errori, ragazzi, perché l'anno scorso abbiamo visto Leclerc, errore che gli è costato la gara. Appunto, Russell sesto, vi dico, secondo me la Mercedes comunque sarà palesemente avanti alla McLaren, ma in questa, su questa pista vedo Mercedes in enorme difficoltà, quindi non la vedo per niente combattere con i primi due team e potersi inserire, salvo clamorosi problemi, incidenti, safety car. Là sappiamo che Russell sta dimostrando di essere un genio e di saper aspettare il momento giusto. Allora, parliamo di Red Bull. Raga, è nulla di inaspettato. È chiaro che su sta pista Red Bull sta dietro Ferrari. Non è veritiero il risultato delle prove libere, perché per me Verstappen va molto meglio di Perez. Perez ha fatto un terzo tempo, ma Verstappen secondo me in qualsiasi genere di gomme si possano usare in gara è vicino alla Ferrari. È vicino alla Ferrari perché lui ci mette il suo. Lui riesce sempre a esprimere il meglio della vettura a prescindere dalla pista, al circuito. L'anno scorso qua ha vinto, quindi sa come si fa. È chiaro che guida un'auto che per passo lungo e altre caratteristiche non è che si trovi al top su questa pista, però abbiamo visto che non è lontanissimo nella simulazione gara da Leclerc e Sainz. Quindi per me Verstappen domani è davvero pericoloso. Spero semplicemente che la Ferrari lo tenga dietro con tutte e due le vetture, perché sarebbe veramente un gran colpo. Però la paura è che si possa inserire. Se Verstappen si inserisce tra le due Ferrari, è chiaro che poi là la gara è difficile, perché te lo trovi dietro e non è facile poi staccarlo. Può fare un undercut, quindi l'ideale sarebbe prima fila Ferrari, parte la gara, Verstappen rimane terzo, al meglio proprio. Però sappiamo che Monte Carlo riserva sempre tante sorprese. Perez, che ha fatto anche polemiche durante questa settimana. Abbiamo avuto delle polemiche con Perez, col team che gli ha risposto, ha detto non ti preoccupare, tu obbedisci e il contratto ti arriva, come faceva Ferrari con Barrichello. Perez, secondo me, domani è quello più in difficoltà dei primi quattro e anche in gara. Certamente sappiamo che se becca la giornata in cui è in forma, Perez può fare anche grandi risultati. Per me, in questa gara, salvo problemi o errori da parte degli altri, Perez è la quarta forza, sicuramente. Non vede neanche Sainz. Parliamo di Ferrari. Allora, ragazzi, senza guardare i tempi, mi è piaciuta la reazione di Sainz, perché c'era bisogno di una reazione, non l'ho visto fare grandi errori, è già una grande notizia. Sainz che deve guardare le spalle a Leclerc, sia in qualifica, perché domani ci aspettiamo un Sainz forte in qualifica, non a caso oggi anche Sainz è andato bene un po' con tutte le mescole. È chiaro che non deve sbagliare, ragazzi, la paura mia è un errore eventuale di Sainz anche in qualifica, che là distruggerebbe la gara. Meglio spingere poco di meno in qualifica, però partire avanti e non fare un errore e magari non poter prendere parte alle qualifiche fino alla fine. Però la vedo in forma, mi è sembrato in palla. Sainz qua l'anno scorso secondo posto, quando tutti pensavamo che non avrebbe potuto ottenere nulla, grandissima gara. Quindi tutto si gioca sui non errori. Ferrari qua dovrebbe avere meno problemi di affidabilità, per un discorso che i motori girano meno potenti rispetto ad altre piste. Non c'è bisogno di quella potenza mastodontica, perché comunque la pista è molto tortuosa, si spinge poco. Quindi Sainz mi è piaciuto veramente tanto, ha fatto il suo. Domani io mi aspetto una prima fila Ferrari.
Leclerc, fantastico, è stato sempre davanti con qualsiasi mescola, sul passo gara c'è, sul giro di qualifica c'è, lo abbiamo visto molto motivato, anche lui ha detto che ha avuto tanti problemi, ma quest'anno si aspetta qualcosa di diverso, perché la macchina, raga, è inevitabile. Queste sono quelle gare che Ferrari insieme all'Ungheria deve vincere per forza, poi nelle altre può vincere, può perdere, qua non si può sbagliare. È chiaro che Leclerc domani non deve sbagliare in qualifica, ma mi sembra molto predisposto mentalmente. Più che per la qualifica, per Leclerc ho paura per la gara, perché essendo tanti giri, in gara l'errore anche di disattenzione, di troppa emozione ci può stare. Io penso che Charles abbia un'occasione unica e di vincere in casa, che non è scontato perché la Ferrari a Monte Carlo negli ultimi 20 anni ha vinto talmente poco, ha vinto 2 volte, 21 anni. E soprattutto di rimettere a posto la classifica, perché già se vince Leclerc e Verstappen arriva secondo, già diciamo sono di nuovo appaiati in classifica. È chiaro che ci si aspetta un grandissimo lavoro di Sainz alla Perez, che possa fare la sua gara ma al contempo rallentare Verstappen. Io anche qua vi dico la verità, non penso che Sainz possa combattere con Leclerc, perché perde poco rispetto ad altre gare ma perde costantemente. Quindi per me la gara, se Leclerc non sbaglia, un Leclerc che scappa, gli altri inseguono, Sainz in primis. Vedremo domani, come al solito domani farò un video dove parlerò di Binotto. C'è stata una diatriba molto pesante che mi era sfuggita, la recupereremo domani. E domani pomeriggio, raga, arrivano le pagelle delle qualifiche, come sempre. Domenica arrivano le pagelle della gara, perciò, friends, spero vi siano piaciuti questa analisi che vi ho fatto sulle prove libere. Vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro supercorso. E questa sera live su YouTube, verso le 11, faremo la prima gara di Manifactur. Ciao, ragazzi!